diamo il benvenuto sul divano polacco di Dimmi Quando a Candida Morvillo. Grazie di essere qui. Grazie a voi, Diego. Allora, scrittrice, giornalista di costume, partiamo subito con il fatto di, con la possibilità di farci querelare da un sacco di gente. Quindi siamo qua per fare i nomi e cognomi di quelle che l'hanno data per fare spettacolo. Non mi avevi avvisato, no. Però, perché no, la lista è lunga, non vorrei dimenticarmi qualcuno, Diego. No, più che altro, visto che io vorrei far Sanremo, hai qualcuno da consigliarmi, da farmi? Anche lì bisogna pensarci, bisogna vedere chi lo organizza, perché insomma ci sono organizzatori di alterne fortune, ogni anno cambiano, ma tu vuoi fare Sanremo nel senso che vuoi cantare o lo vuoi condurre? Condurre. Vuoi condurre? Certo. Però te lo posso dire fuori onda? Ah, ok. Come si fa? Ecco. Stupendo! Quindi c'è qualcuno da farsi, c'è sempre qualcuno da farsi. Allora, no, a parte le battute. Scrivere di costume in America è ritenuta una cosa molto importante. Qua a volte viene un po' svalorizzato, si pensa sempre al discorso gossip, spettacolo, mentre il costume è un po' un riassunto attraverso quella lente dello spettacolo, del gossip, dei valori che la società ha in quel momento. È vero, in America questa è una grandissima tradizione, in Italia molto meno, ma perché i comportamenti privati di quelle persone che fanno tendenza e che sono modelli, come dire, per il popolo, certo, cioè costituiscono poi alla fine dei modelli a cui tutti ambiscono ad adeguarsi. E quindi a volte raccontando il gossip, raccontando il singolo comportamento privato, si finisce per raccontare quello che è un grande immaginario collettivo che condiziona tutti. Come siamo messi in Italia? Ma in Italia il gossip funziona . E oggi imperversa soprattutto sull'online, sempre meno sui giornali, perché comunque insomma siamo avanti, stiamo cambiando, l'informazione sta cambiando, però spesso è un po' così finto, posso dirlo che è finto, sì. Tanto preparato. Io ormai sono fuori dal gossip, sei fuori dai giochi, cioè io non dirigo più Novella 2000. Ma perché non ci sono più star? Perché non ci sono più star, perché quelle piccole star che ci sono hanno costruito una loro popolarità sull'autogossip, sul finto autogossip, quindi ormai tendono ad auto-twittarsi tutto, a mettere le loro cose su Instagram, e quando arriva il giornalista che vuole sapere la notizia vera dice no, io ho già twittato quello che avevo da dire. Ed è una cosa che succede ormai a livello globale, per esempio Gwyneth Paltrow e Chris Martin, che si sono appena lasciati, hanno fatto il loro comunicato, l'hanno messo sul sito, sono scomparsi alle Bahamas e ciao. Cioè, lei non ha mollato, lei ha attaccato delle pezze a qualunque giornalista per farsi pubblicizzare i suoi libri di ricette da un milione di euro a piatto. Esatto. Poi quando c'era qualcosa da dire, se n'è andata. Se n'è andata, e quindi non c'è più quella mediazione appunto del giornalista, che poi insomma anche l'online è tutto molto più rapido, brucia tutto più velocemente. E però è il trionfo del pettegolezzo vero, perché quando una volta noi facevamo i giornali seriamente, cioè non è che si poteva dire tutto. Adesso gira qualunque cosa e nessuno querela, cioè se lo scrive un giornale sei finita, la mia portineria sembra ancora quella di Casa Corona, cioè assolutamente, arrivano continuamente notifiche giudiziarie, processi che poi naturalmente vinco, però... Però devi avere uno stuolo di avvocato, cioè come funziona? Beh, funziona paura, che per fortuna l'azienda per cui lavoro, che è la RCS, ha un ufficio legale che segue quei poveri disgraziati come me che fanno il loro lavoro, scrivono insomma delle cose anche verificate e mai azzardate come tutto quello che gira su internet, solo che a noi ci querelano che siamo RCS e tutto quello che esce sui siti internet passa in cavalleria, perché li devi andare a trovare. Diciamo che così, lo scrivono. Che certi personaggi, o che sia concordata o che sia detta da qualcuno, da un giornalista, è vero, l'importante è che facciano soldi. Da una parte o dall'altra cercano dei soldi da fare. Questo governo, secondo te, Renzi, per esempio, è uno che sembra perfetto, sembra finita l'epoca, insomma, dei bunga bunga, eccetera. Potrebbe riservare sorprese? Allora, da questo punto di vista, in realtà Renzi, come tutti i potenti, piace alle donne. Certo. Non so se l'avresti mai detto, ma piace alle donne. Sì, io l'ho osservato personalmente, ma poverino, non è colpa sua, no, perché lui è veramente molto ligio. Sono testimone di questa scena
che accadeva un paio di anni fa a Vedrò, che è questo grande evento che presiede Ricoletta, arriva a un certo punto Renzi, che era soltanto sindaco, per quanto insomma molto in corsa, e si materializzano 10 buonissime, si può usare la parola buonissima, sì, che tentavano di avvicinarlo. Poi lui, poverino, cioè posso davvero testimoniare che aveva occhi solo per Letta, solo per la politica, certo, solo. Tuttavia, l'irresistibile attrazione alle donne per i potenti è un eterno storico. Poi ci arriviamo, storico, perché anche nel tuo libro si parla di questo. L'ultima domanda, prima di parlare appunto del tuo libro, che è il motivo per cui mi fa piacere che tu sia qui, perché è un libro molto ben fatto, esatto, prima ti faccio questa domanda, perché se non lo sai tu, la questione da cui non esco io, perché di notte mi sveglio con questa cosa, perché non hanno mandato la Ferilli a prendere l'Oscar? Ma perché la Ferilli non c'era posto? Non c'era posto, allora dovevano decidere se buttare la moglie di Paolo Sorrentino e tenere la Ferilli, però cioè, forse ci sarebbe stato un divorzio. E quindi votato. Non mi va giù, però, io te lo dico. A me proprio non ti mi piaceva va giù la Ferilli con la tuta, quella color carne, in particolare quella tutta luccicante. Ma ti pare? Cioè, comunque ne avrebbero parlato molto in America. Sì, ne avrebbero parlato molto, purtroppo, vabbè, magari avrà un'altra occasione. Speriamo, te lo auguro. Anche io, mentre, auguro. Fammi fare il televenditore, anzi il telepromotore, ecco qua, Candida Morvillo. Allora, sono, ve lo dico già, 17,50 euro per 300 pagine circa, sono 0,056 euro a pagina, signora mia, meno di un caffè al giorno. Le stelle non sono lontane. È un romanzo. Sì. È un romanzo interessante, diciamo così, si apre con un bellissimo prologo, poi si parte con la storia, ma il prologo è un po' onirico, è un po' ricordo, sembra un po' dei ricordi di infanzia, autobiografici, però c'è già questa ragazzina, dalle mine grosse, perché così, già un po', insomma, quella ragazzina, la ragazzina promette, dettaglio, come cantava la Cuccarini, che non sta troppo a guardare tutte i battibecchi preadolescenziali che sono tipici di quell'età nel suo paesino di provincia, ma si mette a guardare un po' l'orizzonte, questo prato di papavero, e dice io me ne andrò da qua, cioè sono fatta per altro. Sì, è esattamente così. Questa ragazza che si chiama Carmela, quando la incontriamo nel prologo, vive in un paesino della Calabria, ha 14 anni. Quando la conosciamo sogna di scappare, come insomma ancora tante ragazze sognano di scappare da posti che non hanno orizzonti o che hanno orizzonti troppo ristretti. La ritroveremo una decina di anni dopo nella Roma appunto della grande bellezza, quando avrà cambiato il suo nome in Astrid e sarà diventata una stella del pomeriggio televisivo, senza tuttavia essere più felice di quanto non fosse, certo, quando si trovava lì ad Amantea. Esatto, Amantea, stupendo. A proposito di pomeriggio, la questione è che si racconta in questo romanzo uno spaccato molto verosimile, per questo divertente, di quello che è il sistema dello spettacolo, quindi anche televisivo appunto. E tu hai giurato e stragiurato che insomma è tutto frutto di fantasia, non c'è nessun riferimento a personaggi specifici. Eppure pare che qualcuno, coda di paglia, se la sia presa. Ti hanno chiamata? Ma hanno chiamato me, hanno chiamato i miei amici. Qualcuno mi aveva invitato nelle sue trasmissioni e mi ha ritirato l'invito. Veramente? Se no, non posso dire chi, però. Ma la cosa meravigliosa è che si sono riconosciuti senza essere davvero loro. Perché poi capita, che ne so, è capitato che c'è una presentatrice, insomma una donna famosa. Perché Astrid nel romanzo, quando arriva a Roma, si fidanza con un giovane conte, un rampollo, sì, un po' debosciato, però insomma molto bello, scapolo d'oro. E c'è una che non so se è fidanzata con un conte da poco, ma io non lo sapevo che si era fidanzata con un conte, capisci? La quale poi Astrid nel romanzo è anche l'amante di un potente, quindi cioè, magari... Alla non fine so, si ritrova. Pensare male. Cioè, per la serie, guarda, se anche tu fai quella cosa, però non ti credere che eri così importante da ispirarmi. Cioè, io l'ho scritto e tu fai quello, però se te ne stavi zitta era meglio, forse. Poi ci sono tanti che si sono riconosciuti in Giangi. Sì. Che è il fidanzato debosciato, esatto, conte di Astrid, Giangi, campione di eleganza, quasi quanto te, vorrei dire. Sì, io non sono né debosciato né fidanzabile. Poi però ci sono un'altra serie di personaggi. Mi sono sentito, c'è la Flo, che è la straniera che vuole lavorare in TV, poi c'è la Loriana, stupenda, sì, che è una giovane conduttrice di programmi del mattino, sì, amante di un politico, sì, poi c'è la Nancy che fa la escola a 14 anni. Sono tutte amanti di politici? Sì, alla fine. Cioè, non è l'unica? Diciamo che rispetto anche a quello che dicevi su Renzi, le donne
non escono benissimo. Ma neanche gli uomini. Certo. Ma neanche gli uomini. Diciamo che c'è una domanda e un'offerta che si incontra. Con un interesse dove, insomma, dove la posta in gioco da una parte il sesso e dall'altra una forma di successo e di potere. E quindi è un incontro davvero fatale. Ma mi fai pensare, quando prima nominavi la Flo e parlavamo di a chi somiglia a che, esatto, no? Qualcuno mi ha detto è Belen, ma no, perché se io questo romanzo l'avessi scritto qualche anno fa, c'era comunque la sudamericana di turno molto famosa, poteva essere, non so, Ida Jespica. Prima, sì. Ci sono sempre, insomma, proprio delle figure archetipiche che ritornano, sì, nella nostra televisione, nel nostro mondo dello spettacolo, nel nostro mondo della politica. C'è sempre una bellezza esotica che viene da altrove scalzando il posto alle italiane, mm-hmm, un grande rosicamento di tutti. Però bisogna dire che queste ragazze straniere spesso sono fortemente comunicative, sì, a differenza delle italiane. Soprattutto certe attrici. Cosa... Detto questo, lo dico io, lo penso, hanno anche tutto una certa allure di vabbè. C'è una dichiarazione che tu hai fatto, che mi sono cercato, eccola, me la sono segnata, che è in una tua intervista riguardo questo libro. Tu hai detto: i moralisti dimenticano che conquistare potere usando se stesse e il proprio corpo è un'impresa grandiosa. Sì, ecco, detto questo, io non lo raccomando. Ecco. Non è una raccomandazione, è tutt'altro. Poi ognuno però... fa come vuole, eh. Oh. Ognuno fa come vuole, non è molto carino quando rubano i posti a quelli più bravi, però non voglio essere moralista, perché io intendevo dire questo, che le donne nel corso dei secoli, non avendo avuto accesso all'istruzione, spesso avevano una sola chance, certo, di ascensore sociale, che era quella di usare, diciamo, il proprio sex appeal. E in questo la loro impresa era assolutamente grandiosa, sì, perché riuscivano dal niente, non avendo strumenti, spesso a governare nell'ombra magari interi paesi. Poi bisogna capire adesso che tutte hanno più possibilità, ecco, se usare ancora, diciamo, la vecchia scuola, forse può oggi è un senso. Po' meno ammissibile. Anzi, a proposito di questo, mi sono segnato un articolo che, se non ne parlavo con te, che sei un'esperta di costume, secondo me, in America ha avuto molto successo il libro di Alison Wolff, che è una donna che parla di costume, mm-hmm, che si chiama Donne Alfa. Sostanzialmente sostiene che nella società occidentale, soprattutto, ormai le donne, esisteva quello che si chiamava soffitto di cristallo, no? Per cui oltre il quale la scalata sociale della donna si fermava a un certo punto, e gli uomini erano sempre ai vertici. Oggi sarebbero 70 milioni nel mondo le donne, soprattutto nel marketing, ad avere potere. Ma in questo libro lei sostiene che quando la donna riesce ad arrivare al potere diventa alfa, come l'uomo alfa, cioè si ripropone esattamente gli stessi comportamenti maschili. Quindi vuole, come fa Jennifer Lopez, esibisce i soldi, il potere e dei toy boy anziché delle toy girl. Beh, questo è assolutamente vero, nel senso che le donne oggi hanno raggiunto il potere molto velocemente, nel senso che l'hanno raggiunto in pochi anni, hanno fatto un enorme balzo in avanti, però non sono riuscite ancora ad elaborare un modello loro di gestione del potere, per cui si comportano esattamente come si comportavano i maschi una volta, tant'è che moltissime donne, ma anche donne che hanno fatto televisione, che hanno fatto cinema e che magari sono state sposate, non so, con anziani produttori o con anziani industriali, che le hanno aiutate nella loro carriera, poi le ritrovi a 50 anni che hanno il toy boy, cioè si comportano esattamente come si comportavano i maschi di potere di una volta. Quindi mancano dei modelli femminili, si stanno affermando, mi auguro che si affermeranno progressivamente, che impongano un modo diverso, nuovo, se vuoi forse anche più dolce di gestire il potere. Beh, anche perché questi uomini sono spaventatissimi da queste donne alfa e secondo me noi abbiamo la responsabilità di ritrovare un po' di dolcezza. Sono d'accordo. Adesso però mi fanno dei segni che non sono per niente dolci, perché è il momento di interrogarti con le domande di Dimmi Quando, prego. Allora, Candida, guarda dritto avanti a te e rispondi, se puoi, sincera. Dimmi quando dai di matto. Beh, davanti ai maleducati, eh. Sono d'accordo. Dimmi quando sei stata querelata. Ah, non so, ho perso il conto. Dimmi quando hai pensato che trash guardando la tele. Non sei una snob, però... No, diciamo che evito di guardare un sacco di cose. Guardo l'informazione e pochissime altre cose. Dimmi quando inizia Lorem Ipsum. Tra poco. È il programma che inizia dopo. Ok. Senti, grazie ancora. Io vi ricordo, Le stelle non sono lontane, edizioni Bompiani, per
se avete capito, insomma, attraverso un romanzo carino sul mondo dello spettacolo si può capire molto di quello che siamo. L'ultima domanda te la faccio nell'orecchio perché in tele non si può fare. Aiuto. Avevo ragione. Buonanotte, grazie Candida Morvillo.